Ci è imbruttiti, oggi sono a Padova e oggi vi racconto la storia di un'idea unica, un'idea veneta. La storia di due ragazzi che hanno deciso di provarci a realizzare i propri sogni. Con un sacrificio hanno ricevuto dalla vita e adesso hanno deciso di dare qualcosa alla vita anche loro. Siamo qui con Carlo Alberto e con Alessandro. Loro 5 anni fa finiscono i loro studi universitari, decidono di realizzare il proprio sogno aprendo il primo studio di personal trainer. Si chiama PT Lab. Oggi ne hanno ben 5 in tutta Padova, ma non siamo qua per pubblicizzare la loro attività, ma il loro fantastico progetto che è veramente unico in tutta Italia. Si chiama Move for Free. 4 ore a settimana che hanno deciso di dedicare gratuitamente alle persone afflitte da disabilità. Un progetto che, da cui dovrebbero prendere esempio un po' tutti, guardate qua. Allora, l'idea di aprire PT Lab è nata appunto 5 anni fa, dopodiché per fortuna le cose sono andate bene negli anni e quindi abbiamo aperto una media di un centro all'anno. L'obiettivo è quello di uscire da Padova. Avevo 29 anni, era già un paio d'anni che lavoravo per conto mio in proprio come personal trainer, già un paio d'anni che provavamo a lavorare insieme all'interno di una struttura e abbiamo detto, beh, la cosa funziona, apriamo qualcosa per conto nostro. Hai usato gli anni di lavoro prima per accumularti i soldi. Un giorno ti svegli e dici, ma perché non posso provare a fare qualcosa per conto mio? E da solo saresti riuscito a farlo, secondo te? Devo essere sincero, non credo. Sì, Veneto. Sono Veneto, sì. Ho aperto la partita IVA che avevo 21 anni. Diciamo che il personal training a Padova è nato intorno al 2005. Prima era una cosa estremamente d'élite e non a Padova. Magari c'era un centro a Milano che si occupava di questo tipo di servizio. Una struttura pensata, costruita, strutturata e organizzata per erogare esclusivamente un servizio di personal training. La totalità dei lavori li facciamo a corpo libero. Questo ovviamente per potenziare la presenza del personal trainer. C'è il lavoro a corpo libero, è molto più impattante dal punto di vista fisico. A settembre 2018 abbiamo deciso di erogare gratuitamente 4 ore di personal training per persone con disabilità, in modo che ogni settimana possono accedere 4 persone. Proprio volevamo solamente fare del bene. 10 sedute gratuite a ogni persona, quindi per 10 settimane una persona con disabilità può venire qui ed allenarsi gratuitamente. Il progetto si chiama Move for Free. C'è anche il sito www.moveforfree.it dove sia persone con disabilità sia aziende o palestre interessate a partecipare a questo progetto possono scrivere. Ho portato un amico qua che lo conoscete tutti, ne hai già approfittato per allenarti a scrocco. Scroccon! Ho veramente tanto di cappello per la professionalità, l'idea e la palestra. È veramente una cosa che mancava. Prendendosi cura del proprio corpo, facendo dei piccoli esercizi, la quotidianità cambia in maniera esponenziale e ci sta molto molto meglio. Wow! Ha bisogno sicuramente di un lavoro completo e mirato. È stata un'occasione anche per noi avere a che fare con questo tipo di esigenze. La prima palestra in Italia a fare questo tipo di iniziative e di progetto. Insomma, la disabilità entra nella normalità che magari spesso dovete un disabile in palestra. Non si vede così spesso. Per aiutare questo progetto condividete il video per le persone con disabilità o per le palestre che vogliono aderire al progetto. Andate sul sito Move for Free, scritto move4free.it e contattate i ragazzi. Wow! Vabbè, basta, Fidarsi delle proprie capacità e non farsi intimorire dalle paure altrui. Se uno crede di farcela, ce la farà, questo è poco ma sicuro.